Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi location auto, perché sono qua per recensire un nuovo dispositivo per auto, un nuovo iBox della Carling Kit, e sto parlando di lui, il T-Box S2 Ambient di Carling Kit, un dispositivo per rendere ancora più completo il sistema multimediale della nostra auto. Per chi mi conosce, chi già mi segue, sa che io ho recensito tantissimi prodotti per auto. Uno dei miei marchi preferiti è Carling Kit, che ritengo anche uno dei migliori marchi, e questa versione del T-Box S2 si va a posizionare in una fascia intermedia. Non è il top di gamma di Carling Kit, ma neanche la versione più economica di Carling Kit, è una versione intermedia, quindi sono stato molto curioso di provarlo, appunto per confrontarlo con quello che sono i top di gamma che ho sempre portato qua sul canale per quanto riguarda il marchio Carling Kit. E ragazzi, devo dire che mi ha davvero impressionato questo dispositivo. Ragazzi, rende il sistema multimediale della vostra auto veramente veramente completo, sì, perché ci dà la possibilità, uno, di interagire con il nostro smartphone sia con Apple CarPlay che con Android Auto, tutto in modalità wireless. Quindi non dovremo più collegare nessun cavo alla presa USB della nostra auto, quindi potremo avere il telefono in tasca, in borsa, nello zaino, dove vogliamo. Lui, una volta che saliremo in macchina, si connetterà automaticamente, tutto in modalità wireless, e avremo Apple CarPlay o Android Auto in base a quello che è appunto il nostro smartphone nel sistema multimediale della nostra auto, senza collegare nessun cavo. Ma lui ci dà molto di più di questo, sì, perché è in grado di darci un sistema totalmente completo e indipendente. Lui ha installato dentro di sé Android 13, quindi avremo Android 13 nel sistema multimediale della nostra auto, con tutto Android 13, praticamente come se fosse uno smartphone Android, quindi con tutte le app dedicate, con il Play Store per poter scaricare le app che vogliamo, quindi tutte quelle app che ci danno la possibilità anche di vedere streaming video, che sia Netflix, che sia Prime Video, che sia Now TV, che sia Discovery, che sia Disney Plus, cioè chi ne ha più ne metta, che sia YouTube, cioè veramente potremmo andare a vedere tutto nel display della nostra auto. Ovviamente, come ho detto in tutti i video, e questo ragazzi è una cosa importante, la ripeto sempre all'interno di tutti i video in cui vado a recensire prodotti come questo, cioè questi iBox di qualsiasi marca essi siano, per funzionare è necessario che il sistema multimediale della vostra auto sia già compatibile di fabbrica con Apple CarPlay o Android Auto. Mi raccomando ragazzi, se no tutti questi iBox di qualsiasi marca essi siano non funzionano sulle altre auto che non abbiano già una compatibilità di fabbrica con Apple CarPlay o Android Auto. Questo è molto molto importante. Quindi, prima di vedere le sue caratteristiche tecniche, guardiamo cosa c'è all'interno della piccola confezione quando vi arriva a casa. Allora, la confezione, classica confezione Carling Kit, semplice ma ben curata. Abbiamo subito il nostro T-Box S2, guardate quanto è piccolo e carino, poi adesso lo andremo a analizzare in quello che sono tutti i suoi particolari. Dopodiché, sotto la vaschetta in plastica, troviamo un cavo Type-C nel caso la nostra auto abbia una presa Type-C per il collegamento, o altrimenti se la nostra auto ha una presa USB come nel mio caso, avremo una presa Type-C che è quella che va collegata al nostro T-Box e una presa USB che va collegata alla presa della nostra auto. Dopodiché abbiamo un piccolo manuale di istruzioni dove abbiamo tutte le informazioni necessarie per avviare il nostro T-Box. Quindi questo è tutto quello che c'è all'interno della confezione, adesso andiamo a vedere da vicino cosa racchiude questo piccolo T-Box S2 Ambient. Lui, per quanto riguarda le sue caratteristiche hardware, abbiamo in questa versione, che è quella che ho io fra le mani, abbiamo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. C'è anche una versione maggiore con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, però vi lascio qua sotto tutti i link in descrizione per dargli un'occhiata. Poi tra poco parleremo anche del prezzo, che secondo me è davvero molto molto interessante. Dopodiché al suo interno abbiamo un Bluetooth 5.0, abbiamo un wifi compatibile sia con la 2,4 che con la 5 GHz per quanto riguarda la rete wifi, quindi veramente completo anche da questo punto di vista. Abbiamo un modulo 4G per la connessione telefonica, perché ovviamente potremmo andare ad inserire dentro di lui anche una SIM telefonica nel caso volessimo, non siamo obbligati, poi tra poco vi spiegherò ovviamente anche come fare se non vogliamo utilizzare la SIM da inserire all'interno del nostro T-Box. E poi per quanto riguarda le sue prestazioni,
prestazioni, al suo interno il suo cervello è un processore 8 core, quindi un dispositivo davvero completo sotto tutti gli aspetti. Mentre per quanto riguarda il sistema operativo installato, come abbiamo detto già a inizio video, abbiamo installato Android 13, quindi veramente completo dal punto di vista hardware e software. Adesso andiamo a vedere invece cosa sono le sue, diciamo, possibilità di connessione. Allora, nella parte qua sopra abbiamo uno slot per micro SD nel caso volessimo ampliare la memoria o inserire dei file che vogliamo andare a guardare attraverso le sue app, quindi magari dei video, della musica, qualsiasi cosa, potremo andare ad inserire, come facciamo in un telefono Android, una micro SD, quindi uno slot per micro SD. Qua abbiamo una presa Type-C, che è quella che ci servirà per andarlo a collegare al sistema multimediale della nostra auto tramite il cavo in dotazione. Mi raccomando, usate sempre il cavo in dotazione, non utilizzate altri cavi perché potrebbe non funzionare, quindi sempre da utilizzare il cavo in dotazione. Dopodiché abbiamo, vedete qua, uno slot per SIM telefonica, sì, perché lui, come abbiamo detto, ha un modulo 4G integrato, quindi potremmo mettere una SIM telefonica per utilizzare ovviamente tutto il mondo Android che c'è installato dentro di lui, quindi tutte le app di streaming video o via dicendo, o quelle di musica. Però possiamo andarle ad utilizzare anche in un altro modo, che è quello che utilizzo io normalmente, cioè andare ad utilizzare il telefono con l'hotspot, quindi mettere in hotspot il nostro telefono, quindi lui preleverà i dati internet dal nostro telefono senza nessunissimo problema e potremo utilizzare tutto Android 13, tutte le app, senza avere un altro abbonamento di una SIM telefonica. Però poi uno può decidere di fare quello che vuole. E poi, come ultimo dettaglio, vedete qua questo cerchio con scritto Carling Kit, è tutto nella sottoscocca illuminato da LED, quindi lui si andrà a illuminare con dei LED colorati che comunque ci danno anche l'idea di cosa sta succedendo, quando si sta avviando, quando non è connesso. Quindi abbiamo molti colori LED che escono da questa scocca di plastica, che vedete è leggermente staccata da tutto il resto del case del nostro T-Box. Quindi, detto tutto questo, adesso possiamo parlare del prezzo. Allora, lui è un dispositivo che, con il coupon sconto che vi lascio qua sotto io in descrizione, acquistandolo direttamente dal sito Carling Kit, che poi il produttore del dispositivo, ragazzi, si acquista in totale sicurezza dal loro store, perché sono loro che lo producono, e ragazzi, con il coupon sconto che vi lascio qua sotto io in descrizione, lo andate a pagare circa 110-105 euro, poi dipende un po' dal momento, però ragazzi è davvero davvero un super prezzo per questo dispositivo. Come vi ho detto, lui si va a posizionare in una fascia intermedia per quanto riguarda i T-Box di Carling Kit, ma è davvero davvero sorprendente quello che è in grado di fare nella sua fascia di prezzo. E poi Carling Kit comunque è un marchio molto molto rinomato e prestigioso per quanto riguarda i T-Box, è sicuramente tra i più conosciuti all'interno del mondo dei T-Box per auto. Quindi, detto tutto questo, ragazzi, adesso è arrivato però il momento di vederlo in azione, quindi colleghiamo il nostro T-Box alla mia auto e vediamo cosa è in grado di darci. Perfetto ragazzi, vedete che una volta collegata la presa USB alla mia auto è apparsa la scritta Apple CarPlay, vuol dire che il dispositivo è stato rilevato come Apple CarPlay. Dopo qualche istante, se non ci clicchiamo noi, in automatico passerà direttamente, vedete, nell'interfaccia Android, quindi abbiamo l'interfaccia Android disponibile all'interno della nostra auto. Quindi questa è l'interfaccia di Android 13 con tutto quello che è appunto Android 13, come abbiamo normalmente in uno smartphone. Cliccando qua in basso a sinistra vedete che abbiamo tutte le app installate, queste sono quelle installate default più altre che ho installato io, e vedete ragazzi che possiamo averne veramente veramente di tutto, da Netflix a Disney Plus a Spotify a YouTube, cioè possiamo veramente installare qualsiasi tipo di applicazione. Io sono arrivato addirittura, ragazzi, ad installare anche Xbox Game Pass, perché è possibile anche andare a giocare su un dispositivo come questo, perché ovviamente avendo la connessione Bluetooth è possibile anche associare un joypad, quindi poter giocare dai cloud gaming che abbiamo magari già come abbonamento. Possiamo navigare in internet, possiamo fare tutto quello che facciamo normalmente con un classico smartphone Android. Abbiamo, come vi ho detto, il Play Store, quindi un Play Store completo che ci dà la possibilità, come facciamo con lo smartphone, quindi andare a cercare qualsiasi applicazione che vogliamo andare ad installare all'interno del sistema multimediale
multimediale della nostra auto, quindi veramente veramente pazzesco. Ovviamente va configurato con il setting per quanto riguarda la lingua, tutto quello che facciamo normalmente con uno smartphone, vedete tutte le varie impostazioni di configurazione iniziale. Per quanto riguarda la connessione internet, io ho associato la mia rete wifi al mio smartphone, quindi andrò ad attivare l'hotspot nel mio smartphone, così che una volta attivato, entrando in wifi, potrò andare a selezionare la mia rete telefonica del mio smartphone. Vedete, iPhone di Andrea Montanari, quindi è già selezionata e quindi sono già operativo, e andrò direttamente a utilizzare i dati del mio smartphone, così che potrò utilizzare tutte le app dedicate, come abbiamo detto, allo streaming video o a tutto quello che vogliamo. Per esempio su YouTube posso far partire un mio video tranquillamente, quindi andando a cliccare sui tuoi video, vado a far partire l'ultimo, vedete che, ragazzi, il video parte senza nessunissimo problema. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di veramente veramente pazzesco. Adesso magari la qualità video che vedete dalla videocamera non è quella reale che ho io, perché comunque io lo vedo davvero molto bene nella videocamera, non so voi come lo vediate, magari colori o meno, perché comunque è difficile registrare con la videocamera uno schermo, soprattutto dove abbiamo le luci che entrano dai vetri dell'auto e lo schermo luminoso, quindi non è una cosa semplicissima, ma cercherò di fare il meglio possibile. Quando siamo in questa schermata o in qualsiasi altra schermata del nostro sistema, vedete, appare un pallino bianco se noi tocchiamo lo schermo. Questo ci dà la possibilità di andare a interagire direttamente con le funzioni principali. Quindi se io adesso sono andato via, vedete, clicco pallino bianco, casetta, posso tornare direttamente all'home page. Ma nel caso fosse stata una schermata, potrei tornare indietro di un passaggio. Vedete, anche qua se io clicco pallino bianco e vedete, posso interagire con tutte queste scorciatoie veloci, quindi in un attimo posso tornare direttamente o entrare direttamente nelle posizioni che voglio all'interno di Android 13. Quindi, come abbiamo visto, tutto questo è disponibile all'interno di Android 13, dopodiché abbiamo le connessioni Bluetooth per quanto riguarda il telefono, quindi possiamo utilizzare direttamente Android 13 per telefonare e rispondere alle chiamate, o possiamo, se vogliamo, anche utilizzare, ovviamente, come abbiamo detto, Apple CarPlay o Android Auto, tutto senza utilizzare nessun cavo di connessione a nessun dispositivo. Quindi basta avere il telefono, come vedete in questo caso ce l'ho qua, quindi non collegato a niente, però come vedrete tra poco lui sarà direttamente collegato al nostro sistema multimediale della nostra auto, in questo caso con Apple CarPlay, perché ho un iPhone, se no sarebbe stato Android Auto. Quindi basterà cliccare su AutoKit e in pochi istanti avrò subito l'accesso, vedete, a Apple CarPlay. Quindi ho Apple CarPlay totalmente indipendente dai cavi, quindi ho tutto quello che è Apple CarPlay, come vedete, tutto con una fluidità davvero incredibile, davvero molto molto fluido. Posso far partire tutto quello che voglio all'interno, appunto, di quelle applicazioni che ho io nel mio smartphone, come quello che facciamo normalmente quando colleghiamo il cavo. Se clicco qua, vedete, vado nell'interfaccia, quella con la mappa e, diciamo, le operazioni primarie per quanto riguarda Apple CarPlay, in questo caso la musica. Quindi posso far partire tipo un brano, in questo caso Rino Gaetano, che partirà senza nessun problema, vedete, dal mio Spotify. Adesso lo vado a interrompere, se no prendo il copyright. Quindi ragazzi, capite che è tanta tanta roba. Quindi io ho sempre il mio Apple CarPlay disponibile, o Android Auto, anche se in questo caso io non posso farvi vedere Android Auto perché non ho uno smartphone Android, ma il concetto è lo stesso. Quindi una volta che noi abbiniamo al sistema CarLinkit tramite l'accesso che facciamo normalmente a Apple CarPlay, quindi vedete, in questo caso io andrò a selezionare attraverso Apple CarPlay, o nel caso avessi Android Auto, tramite Android Auto, vado a selezionare quello che è il dispositivo che mi apparirà all'interno di Apple CarPlay, quindi il mio CarLinkit lo andrò ad abbinare, e una volta abbinato sarà per sempre, appunto, associato, quindi non dovrò più fare questo passaggio. Ma una volta che io salirò in auto e andrò ad accendere l'auto, che si accenderà ovviamente di conseguenza anche il mio T-Box S2, dopo meno di un minuto avrò il mio Apple CarPlay direttamente collegato al sistema
sistema multimediale della mia auto tramite il mio smartphone senza essere collegato tramite cavo. Quindi davvero davvero fantastica anche questa possibilità, quindi capite che è davvero tanta tanta roba avere tutto questo all'interno del nostro sistema multimediale. E poi abbiamo la possibilità di tornare ovviamente anche al sistema Android, ma come facciamo? Basta cliccare il tasto car e voilà ragazzi, siamo subito nel sistema Android dove eravamo prima, quindi veramente super fantastico. Poi anche tutta la configurazione per quanto riguarda le app che abbiamo nella schermata principale, tutto configurabile ragazzi come se fosse uno smartphone Android, quindi ognuno può mettere nella schermata principale tutte le app che utilizza di più, quindi davvero fantastico. E questo è tutto quello che abbiamo in questo T-Box S2 Ambient di Carling Kit. Quindi ragazzi, l'avete visto in azione, lui il T-Box S2 Ambient, il box di fascia intermedia per quanto riguarda Carling Kit, che comunque ci dà un rapporto qualità-prezzo davvero molto molto interessante. Lui, come avete visto, è completissimo in tutto, sebbene non è il top di gamma, è molto completo, abbiamo comunque un processore che rende tanto per quanto riguarda le prestazioni, rimane super fluido, non ha mai rallentamenti, anche scorrere le schermate all'interno di Android 13 è davvero tutto semplicissimo, funziona tutto benissimo, stesso discorso anche quando utilizziamo Apple CarPlay, che è tutto in modalità wireless, ma vuol dire che lui ha un wifi prestazionale, o meglio il modulo wifi che è al suo interno è prestazionale, infatti è tutto fluidissimo, la musica si sente benissimo, non c'è mai un rallentamento, è tutto ragazzi veramente veramente efficace. E poi ragazzi, la possibilità di avere Android 13 con tutte le app, la possibilità di scaricare qualsiasi app noi vogliamo, anche quelle APK alternative, possiamo mettere veramente veramente di tutto e utilizzare la rete wifi del nostro telefono mettendolo in modalità hotspot, utilizzare veramente lo streaming video per quanto riguarda YouTube, Netflix, Now, Disney, Prime Video, chi più ne ha più ne metta, o altrimenti possiamo, se vogliamo, inserire una sim telefonica direttamente al suo interno, quindi tanta tanta libertà e tanto tanto intrattenimento anche all'interno della nostra auto. Ovviamente ragazzi, pensate sempre a quello che fate, non guardate un film mentre guidate perché potrebbe diventare molto molto pericoloso per voi ma anche per gli altri, quindi usate sempre la testa quando utilizzate un dispositivo come questo per quanto riguarda l'intrattenimento, nei momenti giusti, nei posti giusti. Quindi ragazzi, mi raccomando, la sicurezza prima di tutto. Per quanto riguarda il prezzo, ve l'ho già detto all'inizio video, lui lo trovate direttamente nel link che vi lascio qua sotto in descrizione, direttamente dallo store Carling Kit, che vende direttamente i suoi prodotti, quindi sicurissimo lo store, sicurissimo tutto, non spaventatevi, acquistate tranquillamente dallo store Carling Kit, tantissimi tantissimi di voi hanno già acquistato da Carling Kit e ovviamente sono rimasti tutti molto molto soddisfatti. Con il coupon sconto che vi lascio qua sotto io in descrizione abbassate il prezzo di circa $30, quindi lo andate a pagare questo dispositivo circa 105-110 euro, quindi ragazzi un prodotto che li vale tutti, perché parliamo di un dispositivo comunque davvero super performante, sebbene non sia il top di gamma di Carling Kit, ma un prodotto un po' più intermedio. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione riguardante lui il T-Box S2 Ambient di Carling Kit l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, tantissimi reel arrivano su Instagram, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posso tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ovviamente anche di lui troverete il link e coupon sconto nel mio canale Telegram Offerte, ma anche qua sotto in descrizione trovate già il link per acquistare lui con il coupon sconto. E un altro suggerimento che vi do è iscrivervi al mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove carico tutti i prodotti che non tengo per me, quindi rivendo, e li rivendo a prezzi davvero molto molto bassi, e lì potreste trovare un affarone, magari anche lui lo potreste trovare direttamente lì all'interno del mio Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo a un prezzaccio davvero pazzesco. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test come questo, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.